euro Pelastier. Allora, mettiamo subito i puntini sulle i. L'uomo, esatto, che ha portato l'Italia all'America's Cup, il timoniere di Azzurra, la prima barca che è arrivata italiana alla Coppa America nel 1983, quindi le chiacchiere stanno a zero. Nessuno più di te è la persona che ci può servire a fare il punto della situazione di questa Coppa America incredibile, stellare, spaziale, con barche che volano. Non l'avremmo mai detto nell'83, ma tu pensa se nell'83 a Newport, quando giravate con le 124 Fiat Spider, pensavate mai che un giorno le barche a vela potessero volare sull'acqua? Vabbè, detto questo, Mauro, ti chiedo subito: come stai seguendo questa 36esima Coppa America? Qual è il tuo approccio proprio in generale? Cioè, ti sta appassionando, ti sta piacendo, stai seguendo Luna Rossa? Intanto facciamo proprio questo tipo di approccio generale. Ok, sono proprio spettatore sfegatato, mi piace moltissimo, mi appassiona, le barche sono veramente splendide e difficilissime, quindi insomma c'è da lavorare, e questa è solo la prima generazione di questo tipo di barca, quindi sai, nella prossima Coppa sicuramente vedremo veramente volare anche con zero vento, quindi va benissimo. Cioè, hanno azzeccato il progetto, hanno azzeccato la barca, è spettacolare. L'unico neo è la limitazione del percorso, che non tollero, nel senso che, cioè, limita tantissimo la fantasia di un velista, nel senso che devi virare dietro l'avversario se raggiungi i Bahamas, quindi quello è un limite che un velista che vede l'orizzonte libero, che vorrebbe, sogna di cercare il globo. Cioè, ma come, scusa, fai una barca che fa 50 nodi e poi la metti in un catino a regattare, cioè, insomma, quel limite lì non mi piace, ma forse lo rivedranno. Cioè, hanno optato per gli spettatori, cioè, ma chi se ne frega, c'è una previsione. Certo, anche perché ci sono spettatori in acqua, ma anche spettatori in televisione, e comunque lo spettacolo della vela è bello anche quando tutti gli elementi che compongono la vela, la strategia, la tattica, le virate, le strambate, eccetera, si possono... La navigazione, no? Cioè, scusa, lì è pieno di isole. Poi un bel percorso di 50 miglia, intanto lo fai in un'ora. Giusto? E poi fai il finale, un bastone davanti al pubblico, dentro, sotto dopo, cioè praticamente rallentano e sono già nel porto loro. Sì, è vero, questo addirittura non ci avevo pensato, addirittura farle navigare. D'altra parte la Coppa America è nata con un giro di un'isola intorno all'isola di White, quindi non ci sarebbe niente di male. Solo che queste le fanno in un'ora, quelli altri si hanno messo Ma secondo te perché c'è questa corsa a limitare la durata delle regate? Sembra quasi che abbiamo una sorta di timore reverenziale nei confronti degli altri sport per discorsi magari televisivi, no? E quindi diciamo, no, le regate devono durare 20 minuti, mezz'ora massimo. Quello dei 25 minuti effettivamente è un limite che non c'è in nessun altro sport, scusa, a parte il salto in alto che dura anche quello tanto, vuol dire, ma una corsa, che ne so, 100 metri dura di meno, ma perché? Cioè, lo sport di squadra, lo sport dove ci si avvale di un mezzo tecnico dura molto di più. Guarda, una Formula 1 dura 2 ore, giusto? Al limite del salto è tutto, il calcio stesso, no? È 90 minuti. Ma perché 25? Non lo so. Comunque, senti, tu le ultime due coppe a me... Scusami, finisci. No, che vale anche per le classi olimpiche, no? Questi tre ragazzi... Alle ragazze, io quando ne facevo una ero già stufo. No, nel senso che noi facevamo una ragazza di... Cioè, il percorso era, mi pare, che... E anche... Ho l'altro era 2 miglia e mezzo addirittura, cioè, ragazze lunghissime, dovevano... ore, quindi è distrutto, no? Queste durano 20 minuti, ne fai 3, d'accordo, ma insomma non vedo il senso. Il famoso paradigma era che all'epoca non vedevi la boa di Bolina quando partivi, certe volte. La più delle volte non vedevi la boa di Bolina. Io ero alto, mi ero in piedi sul mio pin e la vedevo. Per non parlare delle medal race, che spesso decidono i podi, le medaglie, quindi la storia, eppure quelle, 20 minuti di regata, spesso dentro il porto o nell'avamporto, con vento che salta, insomma. No, ma non c'è solo, con le medaglie già segnate, no? Abbiamo visto proprio nell'ultima Olimpiade. C'erano quasi tutte le medaglie già segnate, quindi cosa fai sta roba qua? Sì, d'accordo, perché finalmente la puoi trasmettere. Guarda, io mi ricordo che commentai parecchie Olimpiadi e il responsabile, il direttore dello sport mi disse: guarda Mauro, cioè io tutti i giorni
una semifinale, una finale di qualsiasi sport. Quindi non posso mandare la regata numero 11, 12, 13, 14 della vela. Perché? Perché non gli frega niente a nessuno, e ha ragione pienamente. Quindi rivediamo il format anche di come si approccia alla medaglia. La televisione, certo. Vai, come facevano, ti ricordi, nei Solin, si faceva una regata di flotta che determinavano i primi 8, mi pare. Non so. Sì, erano 8 e poi facevano i round robin, semifinale e finale, match race. Ecco, poi lo stesso... Con tutte le classi, ha risolto il problema. Mi piace perché sta venendo fuori l'altra anima di Mauro Pelaschier, che tutti conoscono, oltre a quella del grande skipper che ha fatto di tutto, Oceano, Olimpiadi e Coppa America, anche il Mauro Pelaschier televisivo, perché tu le ultime Coppa America le hai commentate insieme a Giulio Guazzini, no? Ricordiamo bene. Quindi ti chiedo proprio questo, come prodotto televisivo, come la vedi questa Coppa America? Io sinceramente mi sto divertendo moltissimo. Lo trovo ben costruito. No, mi piace, guarda, niente da dire. È vero. No, l'unica roba che mi manca ogni tanto, ma non so se io non sono così tecnologico, quindi non ho molti riferimenti da casa, quindi tabellista, voglio dire, mi mancano certi dati e magari non sento l'equipaggio perché sono sordo. Che altre cose, e cioè alla fine anche il dialogo a bordo è interessantissimo e si sente poco forse, ma insomma si ha una visione di quello che accade, e sì, questa ricerca televisiva a tutti i costi e poi la limitazione del percorso va rivista, perché è lo stesso risultato, però vedendo qualcosa di eccezionale, no? Per esempio, un esempio semplicissimo, diciamo che partiamo pari, no? Giusto? Sì. Quindi uno c'è provento, uno sottovento, e se non lo fai saltare, quella distanza rimane, giusto? Sì. Se io devo navigare, me la porto fin quanto mi pare quella distanza. Perché certo. Io avrò prima o dopo una boa da girare, quindi se io sono provento, devo girare a un certo punto per andare a girare la boa, giusto? Quindi io mantengo quella distanza, cioè se ho perso un metro in partenza, lo mantengo. Quando giro il primo cancello della bolina, siamo pari. Certo. E la regata è molto più interessante e saremo tutte le regate pari. E vale un piccolo... Un dettaglio. Sì, quindi la scelta, perché siamo andati sulla ley line, però dice, ma questo qua è un cretino, dove va? Lì c'è Bonaccia, io viro, non lo controllo più. E quindi cominciamo a parlare di regata, no? Tutto quello che è... la formazione di un velista e della vela, e quindi vuol dire andiamo verso la realtà. Adesso è una gara di go-kart, ma limitata anche quella, vuol dire, no, non mi piace il percorso, non mi piace assolutamente. Quindi le barche sono belle, restiamo sulle barche, perché hai detto anche una cosa molto interessante prima, non so quanti l'hanno colta, queste sono, è la prima generazione di queste barche, quindi chissà che evoluzioni vedremo, ma comunque il progetto, l'idea, il concept è azzeccato. Quindi tu ti iscrivi automaticamente alla lista di coloro che pensano che anche la prossima Coppa America si correrà con la classe AC75. Se non sarà questa, sarà questa modificata, vuol dire, ma comunque robe del genere, ecco. Si può fare anche si possono fare delle scelte leggermente diverse, quindi rimescolare le carte, avere una barca volante, ma un po' più semplice, che possa essere gestibile anche con più vento. Però se ti ricordi, io ho memoria storica, i catamarani solo la terza generazione furono così volanti e così performanti, similmente performanti, certo. E vedemmo la regata, no? Cioè la prima generazione era quasi ridicola, la seconda alcuni volavano, alcuni no, e la terza finalmente ci siamo divertiti tantissimo. Qui ci stiamo divertendo già la prima generazione, quindi tante scelte sono azzeccate. È incomprensibile che una barca si rovesci, ecco, questo visto. E può accadere di tutto, perché sai, cadendo da 59 può accadere veramente di tutto, però insomma anche lì si può lavorare su questo, ecco. Quindi sarà sicuramente tanto più interessante, ma basta vedere, guarda, dalle prime regate che abbiamo visto alle successive, ogni giorno vedere qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo.
che ti metteva in condizione di apprezzare anche la regata che stavano facendo, non solo lo spettacolo dato da questi mezzi volanti. Ecco. Certo. Veniamo all'attualità, siamo nell'antivigilia della finale di Prada Cup, che era proprio il minimo. Bravo, complimenti. Bravo, bene, brindiamo. La finale di Prada Cup, che era il minimo probabilmente degli obiettivi che aveva Luna Rossa con questa sfida da Challenger of Record, c'è arrivata con il thrilling un po' di quella semifinale con gli americani, ma comunque sia, c'è arrivata. Quindi adesso parliamo solo di questa finale tra Luna Rossa e Ineos. Ineos Benesli, probabilmente si dice la sfida di Coppa America più costosa della storia, o comunque senza limiti di budget nella storia dell'intera America's Cup. E quindi Benesli, insomma, si permette anche recentemente, è storia di questi giorni, ci sono un po' di polemiche, no? Per gli articoli sui giornali, perché gli inglesi stanno un po' sbertucciando quasi la sfida italiana, dicono Luna Rossa non conta niente, perderanno, andranno via in lacrime da questa finale, prendendo spunto dalla diatriba che c'è sul regolamento per la questione che Luna Rossa ha, sai, quella famosa protesta di stazza che ha fatto con il cartellino giallo che è stato dato agli inglesi. Questo clima fa bene a chi? È un clima tipico di Coppa America? Ci sono tutti già abituati? È una forma quasi di debolezza invece degli inglesi, che evidentemente hanno paura di Luna Rossa e vogliono provare a destabilizzarla? Che cos'è secondo te? Sicuramente è una pretattica e un mettere soggezione all'avversario, senza dubbio. Ma è normale, nello sport accade, no? Cioè, secondo te, quando i calciatori sono lì uno vicino all'altro, non si dicono di tutto? Cioè, ogni tanto è eclatante, lo vedi, come l'esempio Ibrahimovic e Lukaku, no? Ma voglio dire, questi qua si dicono di tutto normalmente, cioè in tutti gli sport, vuol dire, accade che cerchi di mettere pressione all'avversario, quindi questo è normalissimo. Lasciamo ai posteri il capire o non capire, ma in realtà tutti e due sanno benissimo che sono in mano alla tecnologia, e quindi non basta essere dei bravi realisti, ma bisogna anche andare veloci, e di conseguenza vuol dire devi stare attento a tutto. Se guardiamo al recente passato, no? Gli inglesi la Christmas Race hanno fatto la figura dei pifferai, no? Cioè è bastato una virgola e sono diventati imbattibili, quindi ci sta tutto, voglio dire. Guarda, Ben Hazard che dica questo qua è un finista, tra l'altro io mi conosco, siamo dei singolisti, quindi comunque aggrediamo il nostro avversario di natura, voglio dire, siamo fatti così. Sai, quando sei solo in barca, no? che hai un altro avversario, cioè lo devi distruggere, non solo con una buona partenza, una buona attacco, no, devi anche metterlo in soggezione. E invece, lasciando da parte appunto la guerra di parole, che idea ti sei fatto sulle barche e sui team di questa finale? Hai detto di Ineos, che da pifferaio è diventato imbattibile, il percorso a ritroso l'ha fatto inverso, l'ha fatto American Magic, e da sorpresa è diventato invece scarsissimo, alla fine è stato battuto 4-0 da Luna Rossa. Luna Rossa, abbiamo sempre parlato di un equilibrio virtuoso, adesso in questa finale come vedi arrivare Luna Rossa contro Ineos? Allora, intanto una parentesi per i poveri di American Magic che con quattro regate sono tornati a casa. Cioè, anche questo va rivisto il form delle regate. Ma scusa, cioè uno sta 3 anni e spende un fracasso di soldi e in 4 regate torna a casa. Cioè, dopo, tra l'altro, cioè, tutto dovuto a un incidente. Voglio dire, non è che fossero così scarsi, no? Gli americani. Cioè, gli è andato in tilt tutta l'elettronica, tutta l'idraulica, cioè la barca in generale. Perché sono affondati, quella barca è affondata, sì. L'hanno salvata, ma è affondata. Anche lì è da rivedere la procedura di questo tipo, no? Perché cioè, probabilmente non immaginavano un effetto tale, voglio dire, da un rovesciamento, perché ne abbiamo visti degli altri, e quindi probabilmente non immaginavano che una barca potesse affondare perché si creasse un buco così, perché è caduto qualcosa di una parte così. Non importante, no? Strutturalmente parlando, è che questo peso ha creato il buco che poi ha fatto affondare la barca. Quindi una procedura di emergenza dove tu metti 2 tender di fianco, certo, con delle cinghie che la tiene su, probabilmente eviti grossi danni.
E il rischio anche dell'affondamento, probabilmente come una volta anche affondavano i Finn o i Soling e poi hanno creato le casse stagne, probabilmente anche nelle regole di stazza degli AC-75 dovranno prevedere qualcosa del genere. Non solo, vuol dire anche una procedura con i tender che fanno poi l'equipaggio a raddrizzare la barca e poi successivamente a tenere la galla. Sì. Ineos e Luna Rossa, se tu guardi bene le regate, allora io parlo sempre da spettatore, ovviamente non conosco quello che accade a bordo, cioè ricordati sempre che quello che vediamo noi è una parte di quello che l'equipaggio vive e quindi certe cose ovviamente non sappiamo, perché basta una virgola elettronica che non funziona, che tu le performance non le riesci a tenere, quindi cambiano di continuo le performance e quindi anche la gestione della barca e della regata. E quindi ma nonostante quello abbiamo visto delle regate molto ravvicinate dove addirittura ci sono stati molti sorpassi, c'è stato sicuramente una bravura da parte dell'equipaggio di Luna Rossa di partire sempre correttamente, sempre davanti all'avversario, quindi ci sono tutte le possibilità di battere Ineos e i particolari faranno differenza. Quello che abbiamo visto, Luna Rossa che abbiamo visto contro gli americani, al di là dell'avversario che poveretto era ferito, però abbiamo visto un miglioramento netto sia da parte della barca, perché se ricordi bene, almeno io ho questa sensazione, che la gestione del volo di Luna Rossa durante l'incontro di Ron Robin contro Ineos era più difficoltosa di quello che abbiamo visto poi invece contro gli americani, soprattutto anche in condizioni diverse, con vento forte, dove Luna Rossa forse non aveva una performance così chiara e precisa, no? Quindi vuol dire come accade in tutte queste barche che si avvalgono dell'elettronica e di tutto quello che serve della tecnologia, ecco che cioè fai i passetti avanti giorno dopo giorno, prova dopo prova, migliori e cambia tutto. E quindi è inutile che sbraiti tanto quel Sir Ansley, la bravura sicuramente. Poi ovviamente Luna Rossa ha regatato, quindi ecco. Pensa al contatto con l'avversario, alla sensazione di un percorso, ha girato delle boe, ha vissuto un'esperienza con un convento oltre i 20 nodi. Anche tu dici, sei tra quelli che dicono è stato meglio avere questo periodo delle regate piuttosto che questi giorni in più che si sono favoleggiati, che avevano avuto gli inglesi più giorni per allenarsi, fare delle prove, fare dei test eccetera, è meglio invece regatare piuttosto che navigare da soli e fare test. Allora, qualsiasi velista ti darebbe la stessa risposta, più regate e più ho il senso logico delle mie possibilità, no? Perché cioè, do il massimo contro un avversario, non contro me stesso. E quindi vuol dire devi tirare, non puoi mollare niente, quindi è esattamente dove sei arrivato tu con la ricerca e con gli ingegneri che ti mettono in condizione poi di sfidare l'avversario. In questo senso chi sta peggio di tutti allora è il Defender Emirates Team New Zealand, che non regata da Natale praticamente. Sì, non dimentichiamo che loro hanno fatto il progetto, quindi hanno dei dati in più che gli altri non hanno e non hanno ancora raggiunto. Cioè loro sono avanti tecnologicamente per scelte ovviamente che il Defender fa, no? Cioè questo gli americani sono tutti maestri, ci sono tenuti. Certo. Grazie alla tecnologia, cioè loro mandavano delle regolette agli avversari, no? Ai challenger, e poi facevano la barca più avanti e così sta accadendo anche adesso, e quindi vuol dire quello è vero che non hanno regatato, però sicuramente hanno una barca molto performante. Sta di fatto che però a un certo punto dovranno incontrare l'avversario, quindi lì vale anche un po', e lì si vedrà contro l'avversario, ecco. Quindi la partenza, soprattutto, che abbiamo visto è molto, molto importante, ecco. Abbiamo parlato di dettagli, di piccoli miglioramenti progressivi fatti sia in allenamento sia in regata. Secondo te in questa finale di Prada Cup e poi in prospettiva nel match della Coppa America, chi sia quali potrebbero essere delle sorprese? Cosa potremmo vedere? Vele nuove, ancora nuovi foil, atteggiamenti diversi a bordo? Quali ancora sono gli elementi dove tu ti aspetti che ci possiamo trovare delle sorprese?
credo nelle vele ci sarà sicuramente margine, grande margine di miglioramento, come sempre accade, voglio dire, per barche a vela, cioè alla fine cioè, queste volano, eh? Sì, però la vela, e le vele hanno una forma, le vele vanno modificate fin tanto che, quindi sicuramente, intanto le scelte del fiocco, no? Perché lì la grande scelta forse è più a prua che a poppa, c'è un'ala, senza dubbio, che si viene modificata a seconda dell'intensità del vento, e sicuramente lì c'è tanto da lavorare, perché basta una virgola che ovviamente cambia l'effetto dell'ala e dunque anche la performance. E davanti è un po' il timone di prua, no? di queste barche, che va scelto in base all'intensità del vento e quindi anche della forma, senza dubbio. No? Mm-hmm. Ma, guarda, io sono, cioè, quando uno sport si avvale il mezzo tecnico è fondamentale. E nel mezzo tecnico c'è una ricerca continua e costante che ti mette in condizione di migliorare piano piano le prestazioni, basta poco. Io tra l'altro, quando migliori un po', se parliamo di nodi, non parliamo più di decimi di nodo come facevamo noi, no? Quindi figurati, con una piccola modifica guadagni 3 nodi, cioè gli inglesi non so quanto hanno guadagnato, intanto hanno cominciato a volare che prima erano e poi vuol dire hanno dimostrato di essere anche molto veloci, no? Quindi vale tutto. Certo, senti, arriviamo in conclusione, diciamo l'aspetto dei due timonieri, che è un po' stata la sorpresa di Luna Rossa, la novità che ha mostrato Luna Rossa rispetto agli altri, se ne è discusso molto, poi da criticità è diventato un aspetto vincente dopo il 4-0 con American Magic. Che effetto ti fa quello lì? Come secondo te, quali sono i pro e i contro? E alla fine un tuo messaggio, un tuo, diciamo, da uomo che ha portato, come abbiamo detto all'inizio, l'Italia in Coppa America, in questa Coppa America dove siamo in finale sfidanti, qual è il messaggio che dai a Max Sirena e a tutti i velisti italiani di Luna Rossa per come affrontare questa finale contro Ineos? Va bene, allora, qual era la prima parte della domanda? La prima parte, i due timonieri. Ah, ok. Pro e contro. Allora, il contro era che non c'era un tattico. Mm-hmm. Nella finale contro gli americani abbiamo visto che Sibello si è preso la briga di... è stato chiesto e preposto a fare il tattico. Quindi il limite dei due timonieri è questo, cioè non c'è un tattico. Siccome andiamo a vela, siccome dobbiamo girare delle boe, vuol dire un tattico ci vorrebbe. È vero che Vasco Vascotto sta facendo una grande la sua parte come il miglior tattico del mondo e aiuta sicuramente nella strategia della regata prima della partenza, ma poi non puoi intervenire, quindi non è che puoi dire vira o non vira, vuol dire. E il limite, per esempio, no, delle virate o delle strambate è anche un limite grosso che un tattico potrebbe risolvere, magari un controllo in più piuttosto che non controllo potrebbe essere eccezionale, quindi guadagnare tantissimo, no? O conservare quello che basta per vincere una regata. Ma quello che hanno fatto gli inglesi è molto più furbo di tutti, perché hanno 6 grinders e hanno la possibilità di avere dei velisti a bordo e lo fanno, ma soprattutto è quello dietro con un tablet in mano che asseconda Ben Ansley in tutto e gli dice esattamente cosa sta accadendo sia rispetto all'avversario sia rispetto al campo di regata che hanno davanti. Okay. Quello è un aiuto formidabile. Adesso lo sta facendo, cioè lì sono cresciuti i nostri, quindi vuol dire va bene. Okay. Bisogna andare avanti così, perché non si può tornare indietro. La scelta dei due timoniere c'è, punto. Avanti così che va benissimo. Tra l'altro sono 2 campioni, vuol dire, non sono 2 diversi, no? Da una parte all'altra, no? Sono tutti e 2 altamente performanti. Come devono scendere in acqua quelli di Luna Rossa? Beh, consci del proprio mezzo, che è adeguato, che è tecnologicamente avanzato e dunque performante, e liberi di testa, cioè la testa fa tutto, quindi andare in mare convinti ed essere sicuri di poter battere l'avversario facendo le cose normali, giuste, cioè partire davanti, controllare l'avversario, girare le boe e tagliare il traguardo davanti.
è una presa in giro, ma è molto amorevole, molto simpatica verso tutto il team che amo profondamente. E sono i miei nipoti, tutto sommato. È vero, è vero. Voglio dire, dai, ragazzi, liberi, liberi di testa, siete grandi, siete tutti, voglio dire, dei campioni. Anche se continuano a dire che questi hanno tante medaglie a bordo, le medaglie pesano, quindi lasciatele pure a terra e andate tranquilli a battere quelli un po' più pesanti. Grazie Mauro Pelaschier, ci sentiremo ancora. Grazie a voi, chiamami quando vuoi.